Buonasera, danno i due. Sono truccata da stamattina alle 5:50, sono le 18, però ho proprio voglia di fare il video. Ho cambiato location perché veramente, raga, sono stanca dell'eco. La stanza di là mi piace un sacco, però tutto quell'eco mi dà molto fastidio. Sotto specifico che io in questo esatto momento ho appena finito di avere un attacco d'ansia. E quindi mi sono messa a pulire perché mi aiuta un sacco. Nell'ultimo video ho parlato dell'ansia, di come la gestisco e passeggiare con il cane, leggere mi aiuta tantissimo, ma anche pulire la casa è una cosa che mi tira molto su. Quindi, passata la sensazione di fiato corto e voglia di scappare, sono qui per fare un bel video. Questo perché? Perché non sempre io arrivo davanti alla fotocamera, non lo so, sorridente, wow, cheese, nice, bro. Ho anche momenti di ansia, però sapere di adesso parlare un botto con voi c'è vita. Allora, qui in questo video voglio farvi vedere due cose. La prima cosa sono libri di cui mi ero dimenticata, nel senso, libri che avevo in libreria e leggerò per dei motivi che ora comunque vi faccio vedere e di cui in realtà mi ero proprio dimenticata. Di un paio e perciò ve li voglio far vedere e successivamente vi faccio la recensione invece di questi 5 libri che sono quelli che ho letto nell'ultimo periodo. Iniziamo subito con quelli di cui mi ero dimenticata. Allora, questo non mi ero dimenticata, questo mi sa che lo metto su Vinted perché non lo leggerò mai, è un thriller. C'è un poliziesco, non mi piace, c'è questo ispettore, si chiama Lupo, ne ho letto 2 o 3 pagine, ma proprio non mi piace, non è una cosa che mi piace. E vi spiego da dove esce questo libro. Questo libro esce dalla scuola di mio fratello, nel senso, lui alle medie aveva l'obbligo a Natale di prendere un fogliettino che gli usciva il nome di un amico e dovevano farsi il regalo. Ecco, lui ha ricevuto questo, che praticamente è angosciantissimo. Nella prima pagina una tizia viene stuprata e è angosciante. E poi parte comunque l'investigazione di sto commissario che è uno scapolo, tutti lo vogliono, tutti lo desiderano, è bellissimo. Non mi interessa, cioè proprio è un libro che a me non interessa, lo metterò su Vinted a boh, 3 euro. E quindi questo ve lo sto facendo vedere perché, boh, perché è qui, ma spero di liberarmene presto. Allora, questo libro io l'ho comprato tantissimo tempo fa ed è La paranza dei bambini di Roberto Saviano. L'ho comprato veramente tantissimo tempo fa, io non so neanche dirvi quanto tempo fa, forse quando era appena uscito. E mi sono ricordata di lui quando ho visto che è uscita la serie TV o comunque il film su Netflix, non l'ho guardato assolutamente perché mi sono ricordata di aver comprato il libro. E sono andata cercando e cercando, ho trovato lo scontrino, ma non trovavo più il libro quando poi alla fine l'ho trovato e non vedo l'ora di leggerlo. Parla della situazione dei bambini che vogliono fare i mafiosi a Napoli, così mi piace, cioè è interessante, non vedo l'ora di leggerlo. Comunque io ho stabilito che adoro leggere i libri che hanno circa 300 pagine, questo ne ha 346, perciò è una media lunghezza che io adoro, mi trovo bene a leggere, non mi stanca, ci sto dentro. Un altro libro che io ho trovato nella mia libreria, che ho detto boh, è questo. L'uomo di Calcutta. Allora, c'è scritto Conad, cioè lo davano in omaggio al Conad, perché la copertina dietro era così. Brividi d'estate Conad. E non so, però anche qui credo che sia un poliziesco, vi dico la verità. Vi dico che sì, secondo me è un poliziesco. Però forse mi piace di più per dove è ambientato. Proverò a leggerlo, vediamo. Tanto comunque se io leggo qualcosa poi ve lo recensisco. Se non lo vedrete mai più, raga, l'uomo di Calcutta, goodbye. Questo faceva parte dei libri, quelli 2 a 9,90, se vedete. Non so perché l'ho preso, Tenera la notte. Però io mi ricordo di averlo iniziato questo, ma evidentemente non mi è piaciuto. Oppure non l'ho iniziato in un periodo soft. Proprio, non lo so, vorrei capire. Ah, lui, psichiatra, incontra nella sua attività una giovane donna sofferente di manie di persecuzione per aver avuto i rapporti incestuosi col padre. Interessante. Nonostante il parere contrario di molti suoi colleghi, decide di sposarla rimettendosi.
Oh, uno psichiatra che sposa la psichiatrica. Mi piace, quindi lo leggerò. Un altro che questo me l'ha sconsigliato mia nonna sempre è quello di Michelle Hunziker, dove lei racconta praticamente di quando è entrata nella setta. Non so se avete visto qualche intervista, lei faceva parte di una setta che le avevano fatto il lavaggio del cervello, una roba del genere. Quindi sono curiosa di sapere cosa ti è successo, Michelle, tanto comunque è piccolo. Non so, vedremo. Mia nonna ci ha lasciato dentro una cartolina della Madonna. Grazie nonna. C'è scritto qualcosa dietro? No, c'è scritto niente. Beh, forse lo usava come segnalibro. Comunque niente, anche qui Michelle, vedremo cosa ti è successo nella setta. Mi piace. Non so perché non li ho ancora letti, sono pazza. Questo libro, ragazzi, attenzione, Malloppone, SOS, Il male. Mi sono fatta comprare un sacco dalla copertina. No, non chiamavo te amore, lo so che tu sei il diablo puro. So che tu sei il malessere numero uno di sto mondo, però non chiamavo te, quindi cuccetta. Cuccettina, amore. Giù bene. Ok, si vuole mettere qua con me. Ok, va bene. Ti vuoi sentire la storia di questo libro? Ok. Niente, praticamente quando io l'ho acquistato avevo letto la trama che parla di questo ragazzo disabile che poi alla fine entra in un mondo di forze oscure, demoni, fantasmi, mi piace. L'unico problema qual è, ragazzi? Che io non mi sono accorta che era il secondo di una serie. Cioè, di una serie, forse questo è il secondo e anche l'ultimo, ma ce n'è uno prima e io non riuscirò mai a leggere il secondo prima del primo. E questo qui l'ho cercato in tantissime librerie, ma non lo trovo. Si chiama La porta oscura, il viaggiatore. Nel mondo dei morti la morte non è la peggiore delle opzioni. Quindi se qualcuno di voi per caso lo trova anche usato, me lo linki, perché io voglio leggerlo prima di questo, perché non riuscirò mai a leggere il secondo. Cioè, è lì, questo rimarrà lì, sono certa. Sono certa che deve essere comunque una cosa che mi interessa, perché mi piace ogni tanto leggere un po' il creepy. Però no. Cioè, o il primo o questo rimarrà come soprammobile con scritto Il male. Ultimo della serie libri ritrovati è questo. Allora, Vita di Pantalisea. Questo era comunque un libro che davano con il Corriere della Sera, però io l'ho comprato al libraccio a 3 euro, se vedete dietro l'etichetta. E mi aveva ispirato comunque le dame, 1500, scusatemi. Vi leggo solo giusto l'inizio della possibile trama. Roma, quindi ci troviamo in Italia, e già questo mi ispira perché io poi mi immagino di brutto. 1527, Pantalisea, cortigiana onesta, sogna di raccogliere una dote sufficiente per poter sposare l'uomo che l'ha messa incinta. Cioè, attenzione. Quindi incinta prima del matrimonio, già qua c'è lo scandalo. Lui è Benvenuto Cellini, raffinato orafo, 26enne, non ancora molto conosciuto, ma già introdotto presso il Papa. Purtroppo pensa solo al successo e non certo al matrimonio, ma Pantalisea spera di poterlo convincere grazie ai 100 scudi che il cardinale Alessandro Farnese le ha promesso se inizierà. Marcello, un giovane troppo religioso, cioè lei deve... con Marcello, perché iniziare Marcello vuol dire, capito? Ok. Ai piaceri della carne. Cioè, io sono sconvolta. Quella sera però qualcosa va storto e Pantalisia si ritrova al mal partito. Intanto la tragedia si avvicina a grandi passi alla città eterna sotto forma di un esercito di spagnoli, tedeschi e anzichenecchi, comandato da Carlo il Borbone e dal giovane Conestabile di Francia. Leggo male, raga, perché non si legge molto bene, cioè è un po' rovinato. Papa Clemente rifiuta di pagare per salvare Roma e i soldati si scatenano nella violenza di quello che diventerà famoso come il cruento sacco di Roma. Le vicende della bella Pantalisia di Benvenuto Cellini, del caritatevole medico veneziano Alvise Piovesan, dell'eremita Bernardo e di un uomo che forse diventerà papa, si disegnano sullo sfondo di una Roma di pellegrini, popolani, prostitute in cui scarrozzano tra bevute e goliardate
Artisti come Rosso Fiorentino e Parmigianino. La storia prende vita in un racconto e tinte forti che ha il fascino corroso di un quadro cinquecentesco. Anche questo mi ricordo di aver letto qualche pagina, perché come vedete è sottolineato. E quindi non so, però comunque, ma avevo letto tanto, perché già il terzo capitolo lo stavo sottolineando ancora. Ma non è che l'ho letto tutto? No, non l'ho letto tutto. Perché mi ricordo che il prete le diceva qualcosa. Ho sottolineato prostitute dozzinali. Però questo evidentemente l'avevo iniziato, poi l'avevo lasciato perdere. Però ora, ragazzi, vi devo dire una cosa. Che io ho 29 anni e ho una consapevolezza diversa, e forse il libro di questa struttura, di questa storia, di questo racconto, di questa immagine, mi attira di più. Prima magari ero più frivola, pensavo più a Stephen King, cioè che comunque è impegnativo lo stesso, però è più è un genere un po' più, capito, che ti fa il brivido. Bene, e qui dentro qui comunque ho trovato un segnalibro giorno della memoria che avevano dato, penso, alla Mondadori, ma 500 anni fa, ve lo dico, io non so neanche quando ho preso questo segnalibro. Ok, procediamo con le letture effettuate. Non vedevo l'ora. Allora, iniziamo subito con questo romanzetto che sicuramente avrete visto nel book haul, dove parlo del fatto che l'avrebbe letto anche mia nonna, forse l'ho detto, non l'ho detto, non lo so, vabbè, l'ha letto mia nonna prima di me, perché io stavo leggendo altro, e la sintesi di mia nonna è una merda. Io comunque ho iniziato, se vi interessa, su Instagram, ogni volta che finisco un libro faccio una storia, la metto nei preferiti, poi ci sono le storie in evidenza, ho iniziato da poco, ci sono solo 3 libri, e do il mio parere così superficiale, do un voto da 1 a 10 e faccio un piccolo appunto. Qui su YouTube invece ne parlo un pochino di più, ovviamente senza fare spoiler, perché... Allora, questo libro, vi dico la verità, lì per lì all'inizio anche io pensavo fosse una merdina, Poi ha svoltato. Allora, parla di questa ragazza, parliamo del 1900, 1920 circa, povera, proprio povera, in Inghilterra abitava e poi è emigrata in America. E tante vicende, tante, cioè lei si immagina cose, ma veramente ti confonde all'inizio, perché lei immagina molte cose e tu non riesci bene a distinguere quali sono le cose che lei immagina e quelle che accadono veramente. Quando poi però prendi veramente coscienza di cosa sta succedendo, cosa accade davvero e cosa è finta, è per finta, ti piace, perché riesci a seguire il filo, e soprattutto il finale, ragazzi, inaspettato e molto suggestivo. C'è un finale che mi ha toccato, un finale che mi ha colpito, che non mi aspettavo assolutamente, quindi voto 7,5, dovrei aver dato un 7,5 a questo qua, quindi ve lo consiglio, ve lo faccio vedere da vicino, La sognatrice bugiarda. Passiamo a un libro un po' più leggero. Raga, L'uomo che portava a spasso i libri. Mi piace. Cioè, questo qua ho dato 9,5, ve lo dico subito. È cortino, è piccolo, storia molto veloce, scorrevole, bello, divertente. Anche se ha delle tematiche molto importanti, come la solitudine, che non è una cosa da sottovalutare. L'amicizia tra un anziano e una bambina. Poi la morte di un genitore. Poi, la violenza sulle donne, non vi posso raccontare tutto, però anche l'ignoranza, è troppo bello, è bellissimo questo, parla di questo vecchietto, nonnetto, che lavora per una libreria, ma lui cosa fa? La sera fa il giro e consegna i libri a domicilio degli ordini che gli vengono fatti, quando poi un giorno viene licenziato. E lì, raga, è casotto, è un burdel. Lui si trova perso, non sa cosa fare, però nel frattempo, poco tempo prima, nei suoi giri serali, conosce questa bambina che si interessa a lui e gli racconta la sua storia, si scambiano le loro storie, è bello, bellissimo. Anche finale bello, mi è piaciuto tutto. È un finale carino, realistico, mi piace.
Vabbè, qui abbiamo quasi un 10, eh? Qui forse questo era un 9, questo era un 9 e mezzo. Cioè, qui ragazzi, io vi dico che se non l'avete letto, out, chiudete il video. Questo libro è stupendo, questo è solo il primo, io non vedo l'ora di leggere il secondo, ma anche dell'ultimo libro che vi farò vedere, non vedo l'ora di leggere il secondo perché ce l'ho qui praticamente. È bellissimo, questo libro si racconta la storia di Jack lo squartatore che forse sentite e risentita, ma in un'altra visione, in un altro punto di vista. La protagonista è una ragazza di 17 anni, ovviamente si ambienta nel 1700, raga non mi ricordo più adesso, io con le date male, aspettate. 1880, scusatemi, 1880, no 1700. Questa ragazza ha 17 anni però ha una mentalità 2023, vi giuro, ha una mentalità 2023, la adoro. C'è comunque un tocco sì di macabro perché lei vuole studiare come medico legale, quindi come vedere i cadaveri sulla scena del delitto, però c'è anche un filo di romanticismo, passione, amore che mi piace, tanta ironia, bello. Bello, 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 soprattutto la visione di lei che è futuristica, cioè le piace la donna che lavora, la donna che... Invece il padre vecchio stile dice no, però poi il padre capirà. È bellissimo, cioè questo è stupendo e vi tiene attaccati alla lettura questo qua, eh? Non è uno che stanca, non è uno che dici ma sì dai ne leggo un po' domani e dici no ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Questo è proprio bello, 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 bello. E soprattutto la cosa bella qual è? Che non è finita, cioè io posso andare in libreria adesso, prendere il punto 2 e vedere quando lei si troverà, sapete dove? In Romania, perché si troverà faccia a faccia sulle tracce di Dracula e quindi non vedo assolutamente l'ora di leggerlo, perché dovrebbe essere Dracula, Houdini e il diavolo, o Dracula, il diavolo e Houdini. Comunque lei racconta, c'è anche un pizzichino di magia, ma proprio micro, cioè di paranormale, però dovete leggerlo perché davvero, davvero, davvero questo lo consiglio a tutti, tutte le età, anche adolescenti, bellissimo, stupendo. Questo lo consiglio a tutti, questo lo consiglio a chi piace leggere, perché la storia è un po' intricata. Invece questo anche a tutti è molto carino e questo veramente a tutto il mondo, pure i bambini quasi, se non parlasse di cadaveri. Qui abbiamo un 3,5, ve lo sto dicendo, sta per arrivare un 3,5 ed è questo. Come dividere una pesca? Ok. Orrendo. Finale orrendo, diviso in tre parti, la terza parte inutile ed orrenda. Parla di una storia, io pensavo qui c'era scritto un amore, cioè qui c'è scritto la storia di un amore al Cairo o un romanzo sull'amore, cioè fra... Io mi aspettavo tutt'altra roba, mi aspettavo l'americana che si fidanzava con l'egiziano, egiziani, cioè mi aspettavo i cammelli, mi aspettavo, cioè non so nemmeno io cosa mi aspettavo. Descrive la parte povera del Cairo praticamente, i bambini che chiedono l'elemosina, la gente che mangia la roba marcia, i tossici al Cairo, descrive quelli che vogliono scappare, quelli che sono handicappati in strada, chiede... poi gli americani, le straniere che vanno lì per fare, avere rapporti sessuali con quelli del luogo, per, solo per avere quello, poi vanno via. Allora, una cosa orrenda, non mi piace, la protagonista carina e poi una cosa che non mi è piaciuta per niente, perché a me piace identificare, visualizzare bene i personaggi, è che non ci sono i nomi né di lui né di lei, non nomina mai i loro nomi. Solo alla fine, nella terza parte, lei si dice che si chiama Nor, come la scrittrice. Ma no, non è la protagonista. Sì, è la protagonista. Non lo so, raga, non ho capito, cioè, non mi è piaciuto per niente. Non è coinvolgente, ti stanchi, non so come mi ha fatto vincere tutti questi premi. Sì, parla delle relazioni tossiche, il manipolare, la povertà. Brutto, cioè non leggetelo, ve lo dico io. Nurnaga, non mi volere male, ma brava, interessante te come persona che hai vissuto in mille posti, ma sto libro io vorrei indietro i miei 3 euro, per favore. E per fortuna che non l'ho pagato 18, come c'è scritto qui, perché
Questo proprio non mi piace. Cioè, no, 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 no. No, ansia. Poi droga, cocaina. No, non mi piace. C'è il drogato che dice ho bisogno della mia dose. Voilà. No, ve lo dico io, no, col cuore, non compratelo. Ultimo bestseller. Questo visto, rivisto, sentito, BookTok, telegiornale, dappertutto, Grande Fratello, qualsiasi cosa l'avete visto, rivisto, 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 rivisto. It Ends With Us. Allora, mi è piaciuto da morire. Mi è piaciuto da morire questo, ragazzi. L'ho letto in 2 giorni, l'ho divorato e ce l'ho qui. Cioè, il fatto che sia finita, per chi l'ha letto, il fatto che sia finito così e io ho bisogno di sapere cosa succede dopo. Cioè, non ce la faccio più. Da quando l'ho finito, ho letto tutti quelli che avete visto adesso e ne sto leggendo un altro adesso che se volete ve lo faccio vedere. Dov'è la mia borsa? No, è lontana la mia borsa, quindi non ve lo faccio. No, perché qua. Sto leggendo adesso un libro che si chiama Bello, elegante e con la fede al dito, ambientato sul lago di Como. Però vabbè, magari quello ve ne parlerò quando avrò finito di leggerlo, cioè dopodomani. Va bene. Questo qui è stupendo, ragazzi. Anche qui tratta di una storia d'amore tossica. Nata, come nasce ti coinvolge proprio, cioè mi ricorda un sacco, scusa se ti chiamo amore, come nasce più o meno. Solo poi si scopre l'inghippo, però i colpi di scena, cioè il fatto che quello, cioè, tu ti senti proprio la protagonista quando leggi questo libro, mi piace tantissimo. E il personaggio che mi piace di più, che è presente in questo libro, è l'amica, la collega di lavoro della protagonista, che è fantastica, cioè io l'adoro quella donna, cioè se esistesse davvero la bacerei in bocca. Però aspettate un attimo, il punto cruciale qual è? È che io vi consiglio di leggerlo velocemente perché a breve so che uscirà il film, che non vedo l'ora di vedere. Però prima voglio leggere il secondo, infatti sicuramente vi devo dire la verità che faccio un po' la bricconcella e io detesto avere tanti libri in fila da leggere. So che ne ho diversi in coda da leggere, ma voglio assolutamente prendere il secondo di questo e il secondo di questo. Comunque anche questo è un bel 9 e mezzo, eh? Cioè questo qui è uno spettacolo. Sapete che se dovessi scegliere tra questi due io sarei molto 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 indecisa, però forse sceglierei ancora questo perché sono sì, perché è bellissimo. Comunque bello perché lei praticamente apre un negozio di fiori, era il suo sogno aprire un negozio di fiori, raga lo apre macabro, cioè tutte le cose nere, tutte le cose dark. Cioè, proprio io, come se fossi io, capito? Mi ci rivedo un sacco perché i bouquet di rose bordeaux e nere, cioè, vita. Ma non è questo il punto è che è molto coinvolgente, lo consiglio a tutti, sì, comunque sì, anche agli adolescenti, ci sta, è molto carino, anche se parla della violenza sulle donne, però ne parla bene, cioè, non ti appesantisce come quello là che non dovete leggere. Appunto, vi dicevo. Ho in coda ho tanti libri, ma ahimè, credo che leggerò prima il secondo di questo, il secondo di questo, e forse passerò alla paranza dei bambini perché poi voglio vedere su Netflix che è uscito. E poi, raga, vi prego, vi supplico, vi imploro, trovatemi il primo di questo. Vi prego. Si chiama, ve lo ripeto, in caso non voleste andare indietro, La porta oscura, il viaggiatore David Lezzano, Lozano, David Lozano. Vi prego, perché sennò io non le leggerò mai, mi scoccia perché è lì. Comunque, raga, sono proprio, posso dirlo? Golosa di lettura, si dice? Affamata di leggere? Ho proprio voglia di leggere tutti questi libri. Non vedo l'ora, vabbè, questi che ormai ho letto e vi ho fatto vedere, posso metterli in libreria. E poi ho deciso che infine a tutto, magari tra un anno, darò una seconda possibilità a quello della vampira, che ormai sta diventando famoso perché in tutti i video di libri lo nomino, che è questo qui. Il seme del male. Forse gli darò una seconda possibilità. Ora vediamo. Ok? Cioè perché mi sono fermata male. Forse non era il momento di leggere, non lo so, vediamo. Vediamo, vediamo perché dove sono arrivata. Perché ho capito che alle volte
svoltano i libri, cioè quando sei arrivato tipo qui svoltano e quindi magari mi sto perdendo qualcosa di veramente bello, però non ho premura questo di finirlo, di andare avanti. Fatemi sapere, sì, amore, tranquillo, sono io che ho battuto le mani, si è spaventato il cagnolino, se sentite sotto lui che russa, ti amo. Allora, comunque, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se me li consigliate, che voto avete dato, se qualsiasi cosa, cioè fatemi sapere che io sono sempre curiosa. Fatemi sapere, no, non spoilerate, raga, il secondo di questo, perché spacco il computer, ve lo dico, spacco il computer, vado in tutte le feltrinelle mondanali del mondo, brucio tutto, ok. Detto questo, mi dispo che purtroppo mi sono state bloccate le live su TikTok, perché mi piacerebbe fare anche una bella live su TikTok dove parlo di libri. Niente, questo è quanto, da Valeria Stapelli, tutto lì nello studio Roma, vi amo, alla prossima, dove farò un video di non so che, se c'è qualche video in particolare che volete vedere, scrivetelo.